E volevo sentire allora da Fabio Ortolani, ecco, la necessità, ecco, le agevolazioni fiscali, e da rivedere il meccanismo di conferimento del TFR a previdenza complementare, che informazione secondo me tutto sommato a livello così è stata data un po' ai lavoratori, credo, no? Forse manca veramente uno shock o qualcosa di forte per convincerli ad aderire alla previdenza complementare, tenendo conto però della crisi economica che sicuramente ha aggravato molto, perché la rigidità forse del meccanismo che è stato inventato in un'epoca sicuramente fa da freno ulteriore. La domanda è abbastanza interessante, ma alla quale posso rispondere brevemente. I fondi pensione dobbiamo stabilire se devono avere una missione che è quella di una previdenza complementare a quella pubblica oppure devono essere un ammortizzatore sociale. Oggi come oggi, con le regole dettate da 252, sono in parte un ammortizzatore sociale, cioè sono un bancomat. Allora, se questo è, il legislatore si dica come si farà domani, come i governi futuri faranno a bloccare le nuove povertà che ci saranno. I giovani di oggi si ricorderanno queste parole: ci saranno. Brambilla prima ha detto una cosa sacrosanta che io condivido. 1996, un giovane che ha lavorato nel 1996 ha regole diverse da quelli precedenti. Ma quanti hanno cominciato a lavorare nel 1996 e potranno 96, 2036, 2003, mi pare 40 anni avere No, non do a basta, dovrà andare 40 almeno a anni di 67, contributi. 68 anni. 40 anni di contributi, No, non 42 poi, e poi se non hanno tutti i 67. contributi, a 70 anni, insomma, avranno il massimo della contribuzione per avere il 60%. 70. Quanti? Pochi. Per cui il governo, i governi che si succederanno dovranno trovare i soldi per poter finanziare. Questo è. Allora, quindi la domanda è: dobbiamo fare previdenza o dobbiamo fare assistenza? Se risolviamo questa domanda è facile. Se non la risolviamo, allora io faccio due, tre cose sulla formazione e la coerenza. Fondo dei lavoratori interinali. Quanti sanno che l'ente bilaterale paga il contributo sia per i lavoratori che per i datori di lavoro? Qua dentro. Quanti lo sanno? Un fondo piccolissimo che c'ha 300 iscritti, adesso 400. Però tutti i lavori che per l'ente bilaterale, cioè voi sapete che cosa sono gli enti bilaterali, l'incontro tra domanda e offerta tra sindacati e datori di lavoro, c'è cioè un contributo che non paga il lavoratore, pagano i datori di lavoro. Quindi sarebbe facile, come dire, che i migliaia di lavoratori interinali aderire per avere quel più, ma non si sa, perché magari questo è. Secondo, quanti sanno che già esiste quello che ha detto Vallacqua, nel fondo pensione dei lavoratori edili ci sia iscrive esclusivamente, si può iscrivere esclusivamente con il contributo del datore di lavoro. Ora, visto che c'è la Confindustria che ha fatto un'apertura in questo senso, voglio dire, sarebbe molto facile nei prossimi contratti stabilire e superare quel gap che c'è, perché una volta iscritto è come bancari assicurativi di una volta. Uno andava in banca ed era iscritto. Se non volesse iscritto si cancellava. Ma chi si cancellava? Nessuno, perché visto che il contributo era obbligatorio per il datore di lavoro, è chiaro che anzi, la gente si iscriveva. Terzo, non ricordo se l'INPS o chi ha detto, quel signore che stava qui, che per i nostri figli, dobbiamo pensare per i nostri figli. Ma quanti sanno che iscrivendosi alla previdenza complementare ci può iscrivere nell'ambito dei benefici fiscali anche il figlio piccolo di un giorno, creandogli così le basi per avere a 20 anni, 20 anni di anzianità contributiva previdenziale. Quanti lo sanno? I fondi che l'hanno adottato sono 5 o 6, dove c'hanno qualche. Mi ricordo che una volta la segretaria della CGIL, la precedente segretaria, adesso non mi ricordo, la Piccinini, una volta parlando con lei disse: ma dice, io ho un figlio piccolo, ma perché non lo scrivi a Coop al lavoro? Io dissi,
e fu la prima che scrisse il figlio a copia il lavoro. E con le agevolazioni fiscali, fra l'altro. Ha preso i benefici fiscali, eccetera, eccetera. Dice, ma tanti non lo possono fare. Bene, però gli interrogativi che pone questo problema, già il legislatore li ha elaborati e li ha risolti. La mancanza di informazione, che non è più l'informazione dell'INPS o dell'INPDAP o dell'EMPALS, ma è l'informazione di una previdenza diversa totalmente da quella che era precedentemente conosciuta dagli italiani, fa sì che la mancanza di informazione giovi soltanto a chi è informato. Chi non è informato, chi non fa il giornalista, praticamente, ne avrà dei documenti, perché non conosce le regole. Questo per quanto riguarda le domande di precedente. Adesso arrivo alla Covid, però, perché questa è la cosa che mi intriga molto, visto che sono stato commissario. Io sono sorpreso, quanto molti di voi in questa sala, perché che c'entra abolire la Covip quando la Covip è finanziata dai contributi dei fondi pensione? Cometa pagava 500.000 euro l'anno a Covip, Fonchim paga 250.000 euro l'anno alla Covip. Che c'entra quindi il risparmio dello Stato per riaccorpare in un unico ente nel quale ci sono le assicurazioni e i fondi pensione? Guardate che è una cosa che, se voi ragionate, è particolarmente gravosa. Non dico altro, perché obiettivamente mettere sullo stesso soggetto il controllore e il controllato, perché visto che i fondi pensione le gestioni le danno alle assicurazioni, c'è qualche cosa che non funziona. Allora, non mi si venga a dire che Catricalà, l'ho detto già in un'altra intervista, non abbia prodotto tutto prima e abbia detto, ragazzi, fuori dal manovratore, i manovratori sono altri e bisogna evidentemente agire diversamente. Così è stato. Quindi io non credo che questo vada nella direzione di uno spending review, cioè una revisione della spesa pubblica, visto che la spesa pubblica lì non c'era, anzi c'è un avanzo di 9 miliardi, andate a domandare ai funzionari, c'è un avanzo, cioè non costa. Quindi la probabilità è diversa, è che si vuole cambiare, ma se si voleva cambiare nel senso di mettere sotto la stessa bandiera queste cose, chiaramente c'è un disegno, io lo dico con molta serenità. Il disegno è che probabilmente l'interlocuzione che attualmente era democratica all'interno della Covip, perché per legge, non per i commissari che c'erano, ci sono stati o ci stanno, per legge era prevista un'interlocuzione prima di emanare ogni provvedimento, io mi ricordo che in Consob o ISVAP avvenga questa cosa, o in Banca d'Italia avvenga questo. Quindi, e non è mai avvenuto. Per legge, nella Covip, nell'istituzione della Covip, per la 252 eccetera, questo per legge avveniva. Bisogna vedere il regolamento che dirà nell'istituzione di questo ente, di cui si nomina già che il direttore è Saccomanni, cioè il presidente sarà Saccomanni, il direttore della Banca d'Italia, che obiettivamente non so, come dire, se le regole sono quelle, speriamo che le modifichi tutto qui. Quindi sono molto critico in questa vicenda. Ok, ringrazio Ortolani. Visto che l'aveva anticipato, però poi l'ho stoppato, Francesco Vallacqua su questo. Io devo dire che poi il governo ha molta fantasia nei nomi, ha inventato l'IMU, che è un nome orrendo, l'imposta municipale unica, ha inventato l'IVIE, che è l'imposta sul valore dei immobili all'estero, la cosa peggiore, l'IVAFE, c'è l'imposta sul valore delle attività finanziarie estere, adesso inventa l'IRVAP, che è una cosa... IVARP. Sì, io ho una vocazione fiscale, perciò IRVAP, IRAP, mi sembrava più o meno cose simili. Prego. Poi bisognerebbe anche chiedersi se Banca d'Italia, ad esempio, in alcune compagnie di assicurazione non ha partecipazioni, quindi, ma questo è un altro discorso che occorrerebbe cedere. Direi che, quindi sono già state dette le cose sostanziali, mi concentrerei in un'ottica di diritto. Mi sembra alquanto singolare che, dopo aver articolato un passaggio di competenze di vigilanza anche sulle casse, che ha comportato anche una valutazione delle modalità attraverso cui le casse dei liberi professionisti avrebbero dovuto o dovranno
attuare dei diciamo controlli sulle risorse e sui limiti di investimento, questa cosa dopo circa 4-5 mesi venga rismantellata e si riattribuisca di nuovo al Ministero del Lavoro. Quindi in un'ottica di tecnica legislativa è un po' disordinato, ma secondo me c'è un vizio di fondo giuridico che si continua a trascinare da una vita, e cioè che quando si parla di fondi di pensione, soprattutto da una certa parte del settore economico, li si considera degli strumenti finanziari. Ora, a rigor di norma, e parlo della riforma, tanto per citare qualcuno che con Banca d'Italia c'entra, Draghi, cioè decreto legislativo 58 del 98, i fondi di pensione non sono inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, cioè tra i prodotti finanziari. Non a caso, la ratio della legge delega che ha voluto l'attuale decreto legislativo aveva previsto un'autorità ad hoc come esiste in tutti gli altri paesi, perché le peculiarità, anche quando vado a profilare un soggetto e deve iscriversi a un fondo pensione, sono diverse da un comune strumento finanziario. A cascata da questo vizio di fondo, a mio avviso, derivano tutta una serie di problematiche operative. Faccio un esempio: le frasi in diritto hanno un valore. Se vado a guardare quello che ha scritto la riforma Fornero, quando parla, ad esempio, vi ricordate, diciamo dell'opting out, riduci i tuoi contributi alla previdenza pubblica, eventualmente mettili da qualche parte, invece che utilizzare il termine a forme di previdenza complementare, ad esempio, utilizzato il termine a schemi di previdenza integrativa, sbagliando, e non di poco, perché ad esempio lì ci metti dentro non solo i fondi pensione, ma anche le polizze assicurative tradizionali. Quindi a me sembra che anche nel modo di scrivere le norme manchi forse un'attenzione, diciamo, come prima c'era stata. Poi, sotto il profilo, diciamo, della operatività, io penso che questa situazione andrà a bloccare alcune norme tipo. Già il decreto sugli investimenti ha dei problemi suoi legati al contesto economico e legato alla valutazione. Sicuramente ci sono delle procedure di autorizzazione che non si dovrebbero, ad esempio, ne so, la Cassa Geometri ha presentato una procedura di autorizzazione per il nuovo fondo. Beh, in questa situazione non lo so quanto si dilungheranno, piuttosto come le risposte a quesiti importanti. Ad esempio, ci sono problemi grossi che stanno venendo fuori, tipo in questo momento comuni italiani che hanno i soldi delle multe dei vigili urbani e vogliono fare i fondi pensione. Sottoscritto ha fatto un quesito all'autorità di vigilanza perché pensa che ci sono n problemi legati alle sentenze della Corte dei Conti. Io non so quando verrà la risposta. Ecco, sintetizzerei: mi sembra che questa scelta rifletta poche idee ma confuse. Ecco, questa è la mia sintesi su questo accorpamento. Ringrazio. Due punti mi sembra che Simona Pallone voleva trattare. Uno è quello, la possibilità che ci sia solo il versamento del datore di lavoro, e l'altro TFR per i contratti. Sì. Ok, innanzitutto volevo rilacciarmi brevissimamente alla soppressione Covip, in quanto autorità espressamente dedicata alle forme pensioni sia complementari, e mi riallaccio a quello che diceva il collega Vallacco. In effetti quello che è sempre stato l'ausilio di un'autorità espressamente dedicata ha portato i fondi pensione, le forme pensioni sia complementari, e io mi rilascio in particolare a quelli negoziali, sostanzialmente ad essere quello che sono. Quindi sostanzialmente l'attenzione a delle specificità, a delle peculiarità, così è stata importante per la crescita dei fondi, per il raggiungimento della maturità, sia in termini ausilio nella gestione della normativa primaria che in quella della normativa regolamentare. Ora, è vero che chiaramente dubbi su quelle che possono essere le gestioni future non possono non esserci. Ora, io qui mi riallaccio a quella che è la mia funzione anche di consigliere in fondi pensioni. Io sono presidente del fondo pensione Fondav, gli assistenti di volo, e vicepresidente di Previvolo, il fondo pensione dei piloti. Noi abbiamo praticato, stiamo portando avanti un percorso di fusione, ed è la prima sostanzialmente fusione dei fondi, le forme pensionistiche di natura negoziale. Abbiamo ottenuto delibera dell'assemblea il 30 maggio e abbiamo inoltrato da poco istanza di approvazione del nuovo statuto a Covip, e quindi abbiamo avviato con Covip un
percorso prima dell'avvio del processo e naturalmente di natura diciamo così più di carattere insomma sostanzialmente dialettico, e adesso invece un vero e proprio rapporto istituzionale. Chiaramente insomma, il venir meno di un'autorità dedicata nelle prime nelle fasi innanzitutto nelle more di quella che potrebbe essere poi, che deve essere la fase dell'approvazione e autorizzazione all'avvio del nuovo fondo e poi la fase successiva di gestione, crea non poche problematiche. Quindi indubbiamente, ecco, poche idee ma confuse, mi rilascio a quello che diceva il collega Vallacco, e soprattutto una mancanza di attenzione diciamo a quelle che sono le peculiarità dei forme pensionistiche complementari, in particolare di quelle negoziali, e indubbiamente uno spostamento dell'asse a favore della considerazione del risparmio previdenziale più come finanziario che non come previdenziale tout court. Per quanto poi riguardava il discorso del contributo datoriale, l'ipotesi, come avevo detto, sul tappeto possono essere tante, diciamo così, quelle ipotesi di cui parlavamo, interventi, piccoli interventi di manutenzione, però bisogna capire anche qual è l'operatività concreta. Ora, sul discorso dell'adesione obbligatoria con il solo contributo, diciamo così, è un'ipotesi di moral suasion, ma sostanzialmente potrebbe avere sì degli effetti, ma se andiamo a guardare la significatività della previdenza complementare si basa sul TFR. Far venire meno il TFR, insomma, voglio dire, non quale diciamo elemento di finanziamento della previdenza complementare, vuol dire sostanzialmente svuotare completamente il sistema. Come ipotesi moral suasion bisogna capire quelle che poi possono essere eventualmente le ipotesi future. Sicuramente, ecco, è una gestione che va lasciata alla contrattazione collettiva e chiaramente non condividiamo ipotesi in nessun senso di intervento legislativo in questo senso, così come sostanzialmente, e questo è così, mi riallaccio a quello che diceva nella tavola rotonda precedente il professor Garonna, l'ipotesi di una diciamo di una concessione del contributo territoriale generalizzato anche ai PIP e ai fondi aperti. Ecco, su questo chiaramente ci sono approfondimenti adeguati da fare, e chiaramente ci sono delle preclusioni molto forti da parte del sistema delle forme pensionistiche negoziali, davanti delle fonti istitutive che hanno fortemente voluto la riforma della previdenza complementare, hanno deciso di mettere a disposizione il TFR dei lavoratori e delle imprese nelle forme pensionistiche complementari, ma hanno chiaramente giustamente rivendicato la centralità della contrattazione collettiva nella gestione di certe scelte. Peraltro, al di là degli interventi normativi, dell'intervento normativo in questo senso non ci sarebbe nemmeno bisogno, perché la disciplina stessa, il 252, prevede che il contributo datoriale possa essere anche destinato alle altre forme pensionistiche complementari, però secondo modalità, condizioni stabilite in contrattazione collettiva. Quindi in questo senso siamo disposti chiaramente a ragionare e a fare delle valutazioni opportune, ma non chiaramente diciamo così in termini di intervento legislativo, che sarebbe chiaramente, per quanto riguarda appunto il discorso che diceva il collega Vallacqua prima, sull'ipotesi del TFR alle collaborazioni occasionali co-co-co piuttosto che co-co-pro, la vediamo un po' difficile. Peraltro, non è un tema che riguarda in particolare Confindustria, è un istituto di legge e la legge lo concede determinate, e non è di materia di contrattazione collettiva, per cui non possiamo intervenire e credo che difficilmente interverremo. Peraltro, ora la legge comunque prevede la possibilità di queste forme di lavoro, ai titolari di queste forme di lavoro, di intervenire con possibilità di fruire del contributo del committente cosiddetto. Quindi sostanzialmente c'è questa ipotesi, e dei fondi pensione hanno aperto statutariamente a questo tipo di adesione, magari si può continuare in questo senso. Quindi questo. Bene, ringrazio Simone Pallone. Volevo sapere, prima di chiudere, se c'erano domande in sala. Ecco, in fondo c'è. Ecco. Giovanni Maio, sono qui perché sono consigliere di amministrazione di un fondo pensione, il fondo Mario Negri. A me sembra che in tutte le cose che ci stiamo dicendo ci sia un bisogno di semplificazione e chiarezza, perché noi stiamo facendo un discorso da gente del mestiere che parla con gente del mestiere, da addetti, ma non stiamo dicendo niente che aiuti chi sta fuori a capire di che cosa stiamo parlando. In realtà noi scontiamo un difetto di partenza, non c'è chiarezza fra quello che è assistenza e quello che è previdenza. La cosa nasce fin dall'istituzione della legge dei sostituti di imposta, che di fatto, togliendo al lavoratore dipendente la percezione di quanto costa il suo lavoro
e facendogli credere che tutto il suo stipendio sia soltanto la parte netta che lui vede, da un lato scarica sull'industria una serie di costi impropri che il lavoratore non vede e dall'altro induce le persone a non capire già oggi quanto vengono tassati per avere che cosa rispetto a quello che credono arrivi nella propria busta paga. Da lì poi c'è tutto quanto il marasma del fatto che allora primo pilastro, secondo pilastro, terzo pilastro, ma in realtà il punto di partenza è che la gente non sa quanto gli costa oggi nel suo lavoro il fatto di contribuire a un sistema dove fin dall'inizio non è chiaro che cosa è previdenza e che cosa è assistenza, che cosa è la propria contribuzione per quello che li aspetterà e che cosa sono le varie forme di copertura impropria alla povertà di altri. Noi di queste cose non ci rendiamo conto e se manca questo non si riesce poi neanche a fare capire ai ragazzi perché iniziando a lavorare nel famoso 96 loro sono condannati a essere poveri. Sono condannati a essere poveri perché non ci sono i mezzi che loro credono di stare accumulando, in realtà vengono destinati ad altro. Se non chiariamo un poco di queste cose, avendo una sostanziale semplificazione delle norme, una sostanziale eliminazione di tutta una serie di quacervi, tanto dove ci sono soldi li si va a pescare, poi qualcun altro provvederà, se non ci sono queste cose non si può fare nessun tipo di informazione. Ci divertiamo fra di noi e speriamo di morire prima noi, peccato per quelli che verranno dopo, ma visto che stiamo lavorando per loro con i fondi pensione, in realtà gli stiamo promettendo qualche cosa che loro non sanno non esiste semplicemente. Quindi non c'è chiarezza fin dall'origine e non c'è nessuna possibilità di dire le cose chiaramente finché ci nascondiamo dietro a questo caos normativo. Rispondo, e ovviamente la platea qua era di specialisti, per questo il tema è stato fatto di questo tipo, no? Se avevamo una platea di lavoratori probabilmente usavamo altri termini, mi scuso di questo, non so se qualcuno vuole... Io credo che informazione, rispondo per quanto riguarda informazione, credo che i giornali, pur con toni allarmistici, l'informazione su queste esigenze le abbiano fatte, che è difficilmente recettibile, cioè sono difficilmente informazioni che vengono capite, perché esempio sulla quantità di pensione che uno si aspetta di avere già adesso, e credo che possa rispondere l'INPS, da tutti l'INPS, la gente si aspetta molto di più di quello che avrà. E questo è il vero problema, che ci deve essere uno sforzo statale di far capire qual è il futuro. Adesso prima è stato contestato, ma è inevitabile che lo Stato si ritira, cioè che poi lo Stato si ritira vuol dire andare in pensione a 70 anni, non vuol dire altro, con una pensione più bassa probabilmente, ecco. Non so se qualcuno vuole rispondere su altra cosa, sulla chiarezza, la semplificazione. Ci lasciamo il discorso di prima, i posti di formazione, informazione chiaramente è quello che dicevamo in termini di un intervento più concreto, chiaramente, ecco, formazione, informazione che deve arrivare agli utenti potenziali, a quelli che sono i destinatari del sistema, altrimenti in effetti c'è questo rischio, insomma, c'è il rischio di non arrivare, quindi di vanificare tutto, di rendere tutto in qualche modo fumoso e di non favorire le adesioni, cioè il vero motore del sistema di previdenza complementare. Ci sono altre domande? Se no, visto che siamo quasi in orario, 10 minuti dopo. Allora ringrazio chi ha partecipato a questa tavola rotonda, parte a mia sinistra Fabio Ortolani, presidente Fonchim, Simona Pallone che ha istituito il Toschettino per Confindustria, Francesco Vallacqua, direttore Master Mapa. Ringrazio tutti voi per averci seguito e buona serata a tutti.